Maisha in lingua swahili significa vita ed è anche il titolo del documentario della Fondazione Internazionale Buon Pastore presentato in anteprima mondiale presso la Sala Marconi della Radio Vaticana. Il film è stato girato nelle miniere di Kolwezi in Katanga, provincia dimenticata della Repubblica Democratica del Congo, eppure così importante per le esigenze del mondo moderno. There are people there, hundreds of them. Lì ci sono centinaia di persone che lavorano tutto il giorno in queste miniere mortali per portare in superficie materiali come il rame e il cobalto, di cui abbiamo bisogno in questa era digitale per i nostri computer e cellulari. Il livello di sofferenza umana che questo comporta può essere veramente definito esasperante e frustrante. Lascia veramente un vuoto nel cuore. Per realizzare il documentario, che ha ricevuto il sostegno dell'ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede, la troupe ha ottenuto un'autorizzazione senza precedenti per accedere alle miniere e realizzare una serie di interviste con minatori artigianali, spesso donne e bambini, arrampicati su terrazzamenti di terra rossa in modo precario o immersi in pozze di fango contaminato. La nuova speranza di vita per i lavoratori delle miniere giunge dalle suore del Buon Pastore, impegnate in un progetto di sviluppo comunitario mirato ad offrire cibo e istruzione ai bambini, nonché formazione alle donne in agricoltura e allevamento per aiutarle a costruirsi un futuro sostenibile fuori dal sistema minerario. Le suore del Buon Pastore si muovono nella direzione di creare servizi che possano aiutare la gente a incontrare altre forme di vita, che possano aiutare la gente a prendersi coscienza del suo diritto, di sua dignità come persone e che possano aiutare a loro a fare rispettare la sua dignità. No? Ha anche il senso delle suore di essere un appoggio, qualche volta una denuncia e creando questa coscienza. Without the help of the church and in particular congregations. Senza l'aiuto della Chiesa e in particolare delle congregazioni per aiutare i più emarginati, i più bisognosi, quel luogo non soltanto cadrebbe in una povertà estrema, ma anche a motivo del conflitto armato la situazione diventerebbe disastrosamente atroce. Non è affatto un'esagerazione affermare che i 975 bambini che frequentano quelle piccole scuole, se non lo facessero, si ritroverebbero nelle miniere e che in quel caso la loro probabilità di sopravvivere fino a 20 anni sarebbe veramente esigua. Costruendo scuole e offrendo programmi per cercare di portare le donne fuori dalle miniere, si salvano molte vite umane.